Ciao a tutti, riprendo a fare il video dopo parecchio tempo perché è successo che avevo un microfono bellino da un vecchio dispositivo che aveva un Arcos che tra l'altro pagai tipo 800 euro, non ricordo, aveva la definizione di un mega, cioè proprio, insomma, è sempre così, quando le cose escono sono magari deboli e costano un sacco di soldi. Cosa volevo dire? Non ho più fatto un video perché ho preso su Amazon questo nuovo microfono, come si dice, per così ne approfitto per registrare e provare anche un po' la qualità audio. Cosa volevo dire? Niente, sono successe un po' di cose. Ieri ero nella live di WikiOne, c'era Elena Monaco, poverina, stava parlando e a un certo punto l'avete sentito tutto, è intervenuto il marito, incazzato, ha cominciato a tirare tutti i santi del paradiso. E sì, in effetti è stata una cosa un po' spiazzante, perché sai com'è quando uno chiama così non te l'aspetti una situazione del genere. Però vabbè, finita lì. Diciamo, no, ancora dopo un'ora, io a un certo punto sono andato via perché veramente mi stavano rompendo le palle, perché cioè, non se ne può. Cioè, io non conosco il legame e neanche mi permetto di giudicare. E come non mi permetto di giudicare il legame, molti hanno criticato Claudio con la sua signora Mimonia, mi pare si chiama. No, non sta bene, gente che non li ha mai visti, cioè, che si permette di giudicare, cioè, ma come fate a dire? Cioè, potete dare un parere, ma molto, tra virgolette, cioè, dire, per quello che mi è sembrato di vedere da quei 10 minuti di video, mi sembra che, ma, cioè così, ma non è che potete, cioè, sembrate un giudice, tu. La sentenza, ecco le uova. No, Una se la sono mangiata, no, fagli è vedere. debole. No, Queste ferma. sono le uova delle nostre galline. E Appena le ha uno cotte l'ho la toccato mele, e mi si è rotto. una probabilmente il guscio era molto debole, probabilmente l'engine è molto debole. No, Allora vengo dobbiamo scema. magari caricare, dobbiamo cambiare miscela. Noi abbiamo 3 uova al giorno. Volete ridere? Abbiamo 3 uova al giorno, mangiamo meno uova adesso rispetto a prima che le compravamo. Però una cosa, sono magari a volte deboli, però guardate la grandezza. Cioè la città La mercato, nel metà, centro quasi. commerciale è forse la metà. E niente, stavo dicendo, tutti lì a giudicare, ma io pim pum pa. Cioè, allora, posizione di Alberto. Non è stata una bella uscita, ovviamente. Cioè, è chiaro che anch'io da marito, mia moglie telefona, non è che mi metto a bestemmiare, cerco di Logico. evitare, ovviamente. Magari stava Però, stanco. cioè, lì tutti entrare nel rapporto, ah, ma io il marito bisogna che tratti bene la moglie, ma voi che cosa ne sapete? Aveva fame la No, storia. ma lei è grande, è grossa Elena, quindi saprà i fatti suoi. A Se lui proposito, la ciao tratta... Elena. Ah, ti saluto. Se lui la tratta male, le manca di rispetto a qualche cosa, grande palle da Uscita, ridere. mica, ma pensi Ma sono tutti 5 minuti orgogliosi, ce ma sei l'abbiamo stressata. tutti. Io E io no, sono anche io, molto sbraitolina, appunto, no, non è capisci? che, io non sto dicendo che ha fatto bene, sia chiaro. Quindi attenzione, lo ribadiamo. No, lo dico perché bisogna mettere continuamente i puntini su lei. Anche prima, Mina, tu non lo sai, stavi riposando. Stavo controllando un video di WikiOne dove c'era un senza tetto, uno che non dove sta. Stava commentando e io gli ho scritto, sei iscritto a WikiOne, perché non ti, mannaggia, non ti iscrivi al mio canale? Ma finita lì. Questo qua, fai schifo, chiedere iscritti, manco gli stessi chiedendo la sorella, gli stessi... Cosa vuoi fare? Chiedi No, 1.000 euro, vediamo se no, ci ma sei facile. cioè, Ma boh, sa non ho fa culo, capito, va. per cui, cioè, io Ecco, non... non No, sono gli iscritti, guarda, ma davanti. io, Ma
si iscrive, non si iscrive no, Tergiforum, Vadis, Vadis. Per cui non ho problemi. No, purtroppo ogni tot persone, io l'ho sempre detto, noi anche quando eravamo in negozio, era una tipo catena di montaggio, entravano 10 persone, l'undicesima doveva rompere i coglioni. Era bello, aveva un automatismo. Ogni tot c'è sempre qualcuno che deve uscirsene con qualche passiata, cose che senza. Cioè, ma adesso Matteo, non mi ricordo come si chiama, Matteo mi pare. Matteo, ma io ma. Ti ho chiesto qua, ti ho chiesto no, solo. Ma ti ho chiesto qualcosa. Allora, ma che cazzo vuoi? Cioè, io ho detto, ma perché non ti. Allora, uno si vuole iscrivere? Bene, non si vuole iscrivere. Cioè, vi auguro ogni bene, ma cioè, non mi rompete i coglioni. Cioè, ragazzi, madonna. Cioè, veramente, i social stanno diventando un casino. Cioè, senza del dio, cosa ci fa su YouTube se non ha come cazzo campa? Vabbè, mia, ormai con un abbonamento 10 euro al mese. Vabbè, però 10 euro al mese l'elettro, ormai non fuma, non beve, per cui poi non dorme, non avendo spese, per cui ancora di più. E niente, tutto qui. Poi mi dispiace per Andrea, Borgia, anche lui lì ha fatto una scivolata, però. Di che abbia fatto chissà cosa, cioè grandi cose gravi, cioè sì, ha voluto fare lo spiritoso, magari non ci stava bene, ma cioè, succede, ha chiesto scusa. Per fortuna i tempi tecnici di attenzione sul web sono molto veloci, quindi cioè facendo in fretta ad assimilare anche le calzate, quindi vabbè, hai fatto la calzata, basta, hai chiesto scusa. Miki, levati, arrivederci. Lui è Miki, scusate, levati Miki. Miki, scusate, il mio alieno è Miki, vedete, ha le pupille anisocoriche, praticamente sono triangolari e quindi sono sempre in mezzo alle palle come il mercoledì, vedete, sta giocando con me il tappo, che puoi fare, va bene, niente, ciao a tutti, ai belli e brutti, questo è il nuovo saluto di Alberto, ok, ciao.